in questo nuovo video, il primo ufficiale video di Silviembre, dove andiamo al sodo e l'hai letto, parliamo di vision board. Quindi iniziamo dalle basi. Che cos'è una vision board? Una vision board è una rappresentazione visiva dei tuoi obiettivi e desideri. È una tavola o una bacheca su cui raccogli immagini, parole e citazioni che rappresentano ciò che vuoi ottenere nella vita. Questo strumento è utilizzato per mantenere la motivazione e il focus, aiutandoti a visualizzare i tuoi sogni e a lavorare per realizzarli. Essenzialmente consiste nel creare un'immagine che è un collage di tutto ciò che ci ispira e tutto ciò che vogliamo ottenere, tutto come vorremmo che no fosse la nostra vita, quindi i nostri obiettivi, i nostri desideri, i nostri sogni. Dargli un'immagine, dargli una forma, quindi portarli fuori dalla nostra testa e renderli un pochino più reali, visibili. Questo, diciamo, l'intenzione di questo è proprio giocare su questa visualizzazione. Visualize è anche una parola che sta andando molto di moda in questo periodo sui social. È proprio visualizzare, to visualize. E una volta che tu lo visualizzi, che tu sai, lo vedi quello che vuoi ottenere, sei un pochino più propenso a lavorare verso il raggiungimento di quella visione, cioè averla davanti dice ok, io so dove voglio andare, non è solo una nebulosa nella tua testa, c'è qualcosa di vero, quasi tangibile. Quello che faremo oggi quindi è creare una vision board insieme e vi faccio un pochino vedere come le faccio io. Il miglior sito che vi posso consigliare per creare la vision board è Canva, che io utilizzo per tutto, per tutte le grafiche dei miei contenuti, Instagram, YouTube, io uso Canva. Io ho l'abbonamento a pagamento, quindi magari che immagini che io magari utilizzo non è disponibile nel piano gratuito, però anche solo il piano gratuito dà una vasta opzione di cose che si possono fare. Si possono creare progetti, ma soprattutto cosa che vi consiglio di fare è di andare diretti ai modelli, perché ci piacciono le cose fatte bene, però riconosciamo i nostri limiti grafici, o meglio, parlo per me, io riconosco i miei limiti grafici e quello che io magari ho spesso nella mia testa poi non riesco a renderlo visualmente quello che vorrei, quindi se derivasse tutto da me verrebbe fuori qualcosa di bruttino, ma per fortuna ci sono i modelli che appunto ti permettono di scegliere un pochino la base del tuo progetto. Quindi si può scegliere e variare fra qualunque cosa, c'è veramente di tutto, ma noi possiamo fare una ricerca. Quindi andiamo proprio a cercare vision board. Board. Scritto male. Ok. Come vedete si è aperta una quantità e una vastità di schemi base. A me piacciono tutti. Diciamo che la scelta dipende molto, uno, dal vostro stile e due, da quante immagini, quante cose, cosa volete. Volete più parole o più foto? Volete più scritte o qualcosa di molto schematico? Questo è totalmente up to you. Quindi, ok, quindi scelto il modello, si va poi a personalizzare, quindi si sceglie e personalizza questo modello. Ta-dan! Ok, da qui libertà di pensiero, di brainstorming, in base ovviamente ai personali progetti. Quindi si va su elementi,
e si possono scegliere sia le grafiche, ma essendo questo già un progetto più o meno la base fatta, si può andare direttamente a scegliere le foto, quindi si fa un cerca. Quindi io, ad esempio, ho come mini progettino il fatto di fare un pochino di più cardio. Quindi cardio mostra tutto tra le foto e qui posso andare a scegliermi una bella foto che mi possa ispirare e motivare. Questa ci piace. Ok. Magari le togliamo la faccia, le lasciamo la bocca. Ok. Quello che vi consiglio di fare è, prima di iniziare, farvi una piccola lista, un piccolo brainstorming delle aree che volete includere. Quindi magari potete andare proprio a zone e fare la zona fitness, sportiva, alimentazione, benessere, fare la zona mindfulness, quindi proprio qui potremmo anche scrivere, no? Mindfulness. Quindi una parte un po' più introspettiva, meditativa, qui ovviamente potete totalmente cambiare e aggiungere, ad esempio qui c'è scritto peace, ma a me non piace questo font, mi piace questo, quindi lo copio, lo incollo, infatti loro avevano peace. Io posso fare qualcosa come tipo business woman, no? Quindi come mi vedo dal punto di vista imprenditoriale, dove voglio arrivare, qual è il mio obiettivo, e oppure possiamo fare qua, metterci family. Man mano che lo utilizzate, se siete appassionate vi innamorerete, perché cioè, proprio amore, io amo questa piattaforma. Quindi togliamo questo che non ci piace. Quindi ad esempio mindfulness, un mio sogno è quello di rallentare, quindi leggere, reading. Poi un consiglio, se voi accanto ci scrivete sempre aesthetic, escono fuori foto un pochino più estetiche, appunto, tipo questa mi fa impazzire o questa, insomma, ovviamente dipende dal vostro stile, ma a me questa foto rilassa, oppure anche questa molto bianco pastellino. Leggere di più. Diciamo che il bello di questi progetti è che possono essere cambiati anche on the go. Io ora ho appena cambiato la parte di family perché mi sono resa conto che non ho una visione sulla nostra famiglia, cioè io sto bene così e quindi non sento neanche il bisogno di dover avere qualcosa a cui aspirare, siamo perfetti così, e quindi l'ho cambiata su travel. Vorrei, cioè mi ci piace viaggiare, quindi vogliamo assolutamente viaggiare di più. E ora stavo scrivendo questa frase, che oltre ad esempio questa qua, goditi il momento, che è un po' il mio, quello che vorrei proprio per me in questi prossimi mesi, oltre a, cioè per rallentare eccetera, è proprio il credere di potercela fare, perché sai di essere testarda quanto basta. Questa è una frase che come se la dovessi dire a una mia amica, quindi devi solo decidere, devi solo crederci, perché sai di essere testarda quanto basta per poter realizzare tutto ciò che scegli. Bella, mi piace. Una dedica a me stessa, che sono sicura che riguardare ogni tanto mi farà bene, magari nei momenti di sconforto. Ok, diciamo che questa è un pochino l'idea di base, poi ovviamente io ora l'ho fatto un po' veloce, magari si può anche decidere di cambiare le immagini, le foto, se una tra qualche mese non ci rappresenta più. Prima cosa, richiede tempo, questo ve lo dico, quindi non frustratevi se starete lì a passare ore a cercare l'immagine giusta. Ma è così, richiede tempo, infatti vi consiglio di farlo magari un pomeriggio che volete dedicare a te, anche qualcosa di molto mindful, perché appunto ti porta a pensare e a riflettere, a prendere consapevolezza di te stessa, quindi è una cosa che consiglio assolutamente di fare. Perché cosa
Ce ne fa, cosa me ne faccio una volta che l'ho finita e faccio wow, bellissima? La scaricate, potete fare il download e se avete fatto come me, che è un verticale, potete mettervela come sfondo del telefono. Potete riproporla qui, se non sbaglio, nella versione Pro, non so, non credo ci sia nella versione non a pagamento. Si può ridimensionare e convertire e può diventare lo sfondo del mio computer. Diciamo che è una cosa che consiglio veramente di fare se siamo in quella tipologia di persona che ha una memoria, ha una visione molto fotografica e se a volte facciamo fatica proprio a identificare ciò che vorremmo, ciò che sogniamo. Avere una vision board è veramente veramente utile e poi posso dirvi quando vi ritrovate in quella situazione, vedere che è proprio quella che avevate immaginato, come l'avevate immaginata, dà tanta soddisfazione. Io qui ho parte di mindfulness, c'è Pilates, yoga, ecco, tempo per me è una parola molto molto importante che mi devo proprio ricordare di prendermelo, perché come vi dicevo in un altro video mi faccio sempre prendere troppo dalle cose, non vivo, appunto goditi il momento, per me questa è una cosa fondamentale di quest'anno, godersi il momento. Viaggiare, you know, I always, sempre, questa è sempre la mia visione, vivere e viaggiare e rendere lo sport, ritornare a rendere lo sport una priorità e crederci. Questa piccola frase di pep talk e in mezzo c'è beauty, probabilmente questa foto ora può essere che la cambi, però anche prendermi più cura della mia estetica dal punto di vista di sia della parte beauty che fashion. E infatti mi sa che ora aggiungerò qualche altra foto. Vedete come comunque nel momento in cui dici ok ho finito, in realtà no, se ci vai a riflettere, però ecco, io mi prendo tanto cura della mia parte interiore, sia mindfulness, allenamento, l'alimentazione, da qualche anno in realtà ho introdotto anche tanta cura della parte estetica, quindi sicuramente mi prendo molte più cura della mia pelle e ho introdotto anche tutto un nuovo ambito fashion che ho sempre amato, sempre stata o tutto o niente, sempre stata molto elegante e raffinata, se possiamo dire, oppure tipo palestra, coda, eccetera, non sto mai troppo la via di mezzo. Ora sto mantenendo quel mio standard, diciamo, ma comunque anche nelle vie di mezzo, quindi magari se devo uscire il pomeriggio a fare un giro in centro, magari cerco, mi piace vestirmi un pochino più... vestirmi un pochino meglio, meno trasandata, anche soltanto perché sto andando appunto a fare un giro in centro e basta. Quindi io spero che questo video vi sia stato utile e non vedo l'ora di vedere tutte le vostre vision board, se le fate e decidete anche di pubblicarle, non so, se non sono troppo personali, decidete di pubblicarle su Instagram, taggatemi perché io le amo immensamente e mi danno sempre un sacco di ispirazione e idee nuove per cose che potrei magari introdurre anch'io. Quindi io spero che questo video vi sia stato utile, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, non dimenticate di taggarmi nelle vostre vision board e noi ci vediamo al prossimo video di Silviembre.